Sto rendendo conto che forse questa canzone era meglio tenersela per i giochi horror, però vabbè, ormai è andata così. Buonasera, buonasera, giusto la luce, che non vedete la mia bella faccia, che non è una cosa brutta, ma è un momento, io e la mia coglionaggine dobbiamo un attimo fare a pugni, olè, vai, ok, perfetto, ci siamo, olè, oh, finalmente illuminato, non nel senso quello massonico, ma comunque buonasera, buonasera a tutti, bentornati qui da Marcus Tale che non ha nulla da raccontare e questa sera, in teoria, come già dissi l'altra volta, ma a errore mio in realtà perché pensavo che fosse più corto, ma non che mi dispiace, però pensavo, non devo pensare, devo agire e quindi questa sera proveremo a finire Metal Gear, proveremo, tanto abbiamo 2 ore quindi in teoria dovrei riuscire a finirlo anche prima, tra l'altro perché non dovrebbe mancare molto cheat io l'altra volta. Allora, intanto partiamo subito con la... eccolo qua, perfetto. Quindi niente, questa sera rifiniamo ciò che dovevamo finire l'altra volta, sperando di non bestemmiare più del dovuto, perché l'altra volta ho già intuito che la seconda parte del combattimento contro il mio fratellino liquido sarà un po' tostina, ecco. Anche perché mi farà sprecare un sacco di munizioni, di roba varia, quindi sarà un po' tostina. Allora, non mi ricordo adesso però qual era... Io scemo che non mi ricordo quale salvataggio uso di solito. Allora, uno. Forse era questo. Boh, vediamo, vediamo. In teoria dovrebbe essere questo. Allora, sì, ero messo male a Chaff, quindi sì. Giù, bibi. Aia. E niente, va bene. Allora, aspetta, che qui mettiamoci l'armatura. Forse non era questa, non vorrei... Vabbè, allora, dai, però, Stinger, per cortesia. Ok. Via. Ok, perfetto. Via. Ok, adesso, via. Perfetto. Allora, di nuovo Stinger. Via. Non era questa, mi sa? Forse sì, non mi ricordo. Ok, via. Ok. Perfetto. Non penso. Ok. Vediamo. Mi sa che non era questa, però. Ho sbagliato caricamento, mi sa. Allora, Stinger di nuovo. Dov'è lo stronzo? Quello lì. No, invece era questo perché. Giustamente. Aia! Porca pupazza. Ok, perfetto. Ci siamo. Allora, aspetta, che qui Dottor Peppe... Ok, perfetto. Via. Poi, di nuovo... no, dopo. Non ora. Aia, ho sbagliato. Vabbè, ho capito, ma... Ma era prima... Allora, fratellino caro. Che rabbia che mi fai. Oddio. Mi sto un attimo agitandolo. Tira le staccazzo di bomba però. Ok, perfetto. Ok. Ok, dov'è? Ok, via. Fuga da Rema Park, via. Aiutalo. Che miseria. Allora, dai, che ce la possiamo farcela. Ok. Stiamo andando benissimo, più o meno, circa. Ok, vai. Dov'è? Eccolo lì! Aia! Maledetto che non sei altro! Vabbè! Porca miseria! Aia! Ah, dai, che ci siamo quasi! Non mi morire adesso, Snake! Allora, momento. Ricalibriamo la mente. Via! Ok, perfetto, ci siamo quasi! Ci siamo quasi! Allora, dov'è? Eccolo! Perfetto! Via! Di nuovo con... che change di mani, ragazzi! Porca miseria! Via! Ok, perfetto! Dai, che ci siamo! Dai!
Ok, eccolo lì, mio fratellino. Eccolo lì. Via. Oh. Dimmi. Vi farò mangiare la polvere. Ma guarda, non mi piace, poi sono allergico. Adesso mangiati il flogisto, pezzo di merda. Sta cagando, cos'era? Cos'era questa cagata? Esplosioni, cose. Va bene, è morto, ora è morto. Spero, anche io mi sa che sono belle che è andato effettivamente, però... Dai, 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 che ce la possiamo farcela da questo posto infame. È vivo, anche, ma che fa... Ma muori, ma quanto sei resistente. Ma che di cosa sei fatto di adamantio, ma che cazzo. Ma ti hanno fatto con dei geni, impiantati con dei diamanti, non so, dell'asbantio, che cazzo. Però non è giusta questa cosa, cioè lui c'ha tutti i geni, cioè lui dice di avere i geni peggiori, ma mi sa che qui... Dormi fino a tardi come al solito, Snake? Senti, ho fatto tardi. Sei ancora vivo. Non morirò mai, fino a quando tu resterai vivo. Perché? Peccato. In che senso? Che la è Voldemort. Il fatto che tu abbia distrutto il Metal Gear non significa che io abbia finito di combattere. No, quello no, però... Combattere. Ma che cosa vuoi veramente? Un mondo dove i guerrieri come noi siano onorati come una volta. Vabbè, adesso... Proprio come dovremmo essere. Questa era una fantasticheria di Big Boss. Era il suo ultimo desiderio. Vabbè, ma è morto, che cazzo... Durante la guerra fredda il mondo aveva bisogno di gente come noi. Adesso no, allora per cui... noi eravamo preziosi. Eravamo desiderati. Popororo! Ma ora le cose sono cambiate. Erano con dei tutti DJ. I bugiardi e gli ipocriti che guidano il mondo. Sarà la pessimo. Guerra non è più come una volta. Stiamo perdendo il nostro posto in un mondo che non ha più bisogno di noi. Vabbè... mondo che adesso il mondo cambia. La stessa esistenza. Dovresti saperlo anche tu, come lo so io. Ma il mondo cambia, Snake. Dopo che avrò liquid. Lanciato quest'arma e ottenuto il nostro miliardo di dollari, ma basta. Potrò riportare il caos e l'onore in questo mondo ramollito. È un Joker il in miniatura, praticamente. Farà nascere altri conflitti. E poi altri l'odio conflitti. L'odio creerà odio nuovo. Mm-hmm. E quindi noi espanderemo sempre di più la nostra sfera di influenza. Ma a che... fino a quando ci saranno persone a questo mondo? Ci sarà sempre qualche guerra. Il problema è l'equilibrio. Nostro padre sapeva qual è il miglior tipo di equilibrio. Cioè? Questa è l'unica ragione. E non è sufficiente? No. Per guerrieri come noi, dico. Non voglio un mondo simile. Ah, bugiardo! Allora che ci fai qui? Perché continui a seguire gli ordini quando i tuoi superiori ti tradiscono? Perché io... sei venuto qui? Sono un guerriero? Silenzio. Te lo dirò io il perché. Perché, vabbè... A te piace uccidere. Questo è quanto. Beh, nel game sì. Osi forse negarlo? No. Non hai già ucciso molti dei miei compagni. Ma cazzo, mi volevano uccidere. Io studiavo la tua espressione mentre li uccidevi. Beh, è pieno di eccitazione. È un uomo di scienza. Lì. Ti sbagli. C'è un assassino in te. C'è un assassino in te. Siamo stati creati... un killer in te. Creati. In realtà io li ho uccisi perché mi volevano uccidere Liquid e adesso non per le fare il pignolo, ma... I bambini terribili. Era così che si chiamava il progetto. È cominciato nel 1900. Perché rompevamo i coglioni? Io non capito. Volevano creare artificialmente i migliori soldati possibili. La persona scelta come modello fu l'uomo conosciuto come il più grande soldato vivente al mondo. Big Boss, va bene, ok. Big Boss. Ma nostro padre era già ferito in coma quando riuscirono a recuperarlo. Allora ci crearono usando le sue cellule. Una combinazione della clonazione analogica del XX secolo e del metodo Super Baby. Ah, ok, va bene. Metodo Super Baby. Fertilizzarono un ovulo con una cellula di nostro padre. Vabbè, non è che... lo fecero dividere in 8 piccoli cloni che furono impiantati nell'utero di una donna. Nei mesi seguenti fecero intenzionalmente abortire 6 dei feti per incoraggiare lo sviluppo dei migliori. Io e te inizialmente avevamo altri fanno sei tipo gemelli. Lo squalo toro, praticamente. Sì. Fanno combattere gli altri nel... sei nostri fratelli furono sacrificati per far nascere noi.
Siamo stati complici di un omicidio ancora prima di venire al mondo. E quindi siete due squali in martello. Cioè, effettivamente. Così restammo tu ed io. Due ovuli fertilizzati con esattamente lo stesso che DNA. Si sono mangiati i fratelli, vedi, nell'utero. Non avevano ancora finito. Cosa ci hanno fatto, mi dai? Li usarono come cavia per creare un fenotipo che fosse la manifestazione di tutti i geni dominanti. Per creare te, mi diedero tutti i geni recessivi. Tu mi hai rubato tutto ancora prima che io nascessi. Ma non è colpa mia, cioè, nel senso... Tu e io non siamo i suoi unici figli. Quanti ce ne sono? I soldati genetici. Anch'essi sono una sua progenie. Sono legati geneticamente a lui. Progenie. Sono diversi. Un progenie, come cazzo si dice? Sai, con il completamento del progetto Genoma, i misteri dell'umanità erano ormai stati svelati. Quindi in realtà abbiamo una fracca di grazie fratelli. Grazie al DNA di nostro padre identificarono più immagini. Di 60 geni soldato, responsabili di tutto, dal pensiero strategico al suo proverbiale istinto omicida. I geni soldato furono trapiantati mediante la terapia genetica nei membri del corpo speciale Next Generation. E in questo modo divennero soldati genetici. Che strano, eh? I soldati che andavi uccidendo a destra e a manca erano nostri fratelli, con il nostro stesso patrimonio genetico. Fratelli, adesso. Non ci ho mai giocato a pallone. Soldati genetici, esatto. Sono nostri fratelli, creati artificialmente con l'allineamento di nucleotidi per ricreare i geni di nostro padre. Anch'essi sono il risultato di numerosi sacrifici. Sacrifici? Esperimenti su esseri umani. Adesso questo blocco. 1991, la guerra del Golfo. Sì. Ai soldati vennero iniettati segretamente quei geni. La sindrome della guerra del Golfo, accusata da centinaia di migliaia di soldati al ritorno a casa, era un loro effetto collaterale. Non credo che fosse veramente così, ma penso fosse più per stress post-traumatico. Tutti sanno che la sindrome della guerra del Golfo era provocata dall'esposizione all'uranio esaurito dei proiettili anticarro. Questa era solo la copertura messa in giro dal Pentagono. Complottismo. Prima dissero che si trattava di stress post-traumatico. Che in teoria dovrebbe quindi delle essere. Armi chimiche o biologiche. Le unità per il rilevamento di gas velenosi e le iniezioni anti-sarin. Era tutto un paravento per coprire gli esperimenti genetici. Ma allora, quelli che vengono chiamati i bambini della guerra del Golfo sono i fratelli di quei veterani sono? Sì. Anche loro sono nostri fratelli e sorelle. No, sono nipoti più che fratelli a questo punto, cioè nel dunque senso... Dunque hanno ottenuto il pieno successo dell'esperimento soldati genetici. Successo? Ma che dici, idiota? Sono un completo fallimento. Ma guarda, in realtà... Sono sull'orlo dell'estinzione. Cosa? Ma sarebbe anche ora di finirlo hai questo progetto. Hai mai sentito parlare della teoria della diversità? La natura tende a favorire la diversità. Sì. E questo le specie che si sono estinte la genetica di base tutti i caratteri di simmetria e proprio questi sono i problemi di cui soffrono i soldati genetici che sono uguali quindi come me e come te perché ci sono le zanzare qua tutti noi siamo a un passo dalla morte a livello genetico non sappiamo soltanto quando o che tipo di malattia ci colpirà è per questo che ci servono le informazioni genetiche del vecchio. Vuoi il DNA di Big Boss per salvare la tua famiglia? Questo è davvero toccante. In natura i membri della stessa famiglia non si accoppiano tra loro, eppure collaborano per sopravvivere. Sì? Sai perché? Perché in questo modo aumenta la possibilità che i loro geni vengano trasmessi a una nuova generazione di individui. Sì, ma se i geni sono uguali... L'altruismo tra i consanguinei non è una risposta alla selezione naturale. Si chiama teoria egoistica del gene. È vero, puoi è quella di Dawkins. Non puoi ordinarti di salvare i soldati genetici. Non puoi combattere i tuoi geni. È destino. Tutti gli esseri viventi nascono con il solo scopo di trasmettere i geni dei propri genitori. Sì, vabbè, ma è un po' più complessa di così in realtà, seguire, però. È quello che ordinano i miei geni. Ma io ho intenzione di andare oltre. Per spezzare la maledizione della mia stirpe. E per farlo... Ucciderò Dawkins, no, scherzo. Ah no, ok. Ma perché devi uccidere me, scusa? Ma non dovevi salvare la tua famiglia? Cioè... Guarda dietro di te. Eccola, eccola, è sopravvissuta, è ritornata. Non ne sono sicuro. Qualche ora fa lo era. Ma da dove è comparsa? Dove continuava l'hai fatta comparire? A chiamarti, sai. Ci sta. Meryl,
con un... stupida. Sei innamorata. Innamorarsi di un uomo che non ha nemmeno un nome. Io ho un nome. No, non abbiamo né passato né futuro. Il mio è solido. E anche se lo avessimo, futuro non sarebbe davvero nostro. Io e te siamo solo coppie di nostro padre, Big Boss. Lascia andare Meryl. Non appena avremo sistemato le nostre faccende. E il tempo è quasi finito. Stai parlando del Fox Die? No. Sembra che il Pentagono abbia saputo della distruzione del Metal Gear e che abbia deciso di poter fare a meno anche di una rilevazione ADB. Se vuoi dettagli, perché non li chiedi al tuo caro amico, il colonnello Campbell? Eh già, tra l'altro, chiediamo a Campbell che cazzo era, qual era il suo piano. Colonnello, perché... riesci a sentirmi? Sì, sto ascoltando. Che cosa sta cercando di fare il Pentagono, colonnello? Mi risponda! Il segretario della difesa ha assunto il controllo attivo di questa operazione. Sta arrivando sul posto con un AWACS. Perché? Per bombardare tutto. Che cosa? Non solo, vari bombardieri B2 sono appena decollati dalla base aerea di Galena. E niente, quindi carichi ci... di bombe nucleari. Addio, addio corpo solido. Ma che? Il Metal Gear è stato distrutto, lo dica al segretario della difesa. Il segretario della difesa ha saputo che Naomi ha fatto il doppio gioco con noi ed è preoccupato per Fox Die. Va bene, dato che non c'è però... più pericolo di attacchi nucleari da parte del Metal Gear, ha intenzione di fare tutto il possibile per coprire la verità riguardo a tutto ciò che è veramente accaduto. Ah, un'operazione di... Ha intenzione di schiacciare una bomba nucleare per vaporizzare tutte le prove e i testimoni. Occultamento di prove. Stand. Fermerò l'attacco nucleare. Come? Magari sono solo un uomo di paglia, ma resto pur sempre il comandante ufficiale di questa bravo, missione. Bravo, generale, se bravo. Se darò l'ordine di ritardare l'attacco... confonderò chi si trova lungo la catena del comando e dovrei come minimo farti guadagnare un po' di tempo. Momento. Avrai una possibilità. Momento, ragazzi. Arrivo. Rieccomi, rieccomi. Non sono andato via, lo giuro. Sono tornato, rieccomi. Scusate ragazzi, ho avuto un attimo, un secondo da fare, mi hanno suonato e dovevo fare una cosa. Allora, ritorniamo a noi. No! No! Sì. Sì. Speriamo che mi salvi perché sto... Orca miseria. Dov'è? Ok, qui. Salva, ok. No, mi si è bloccato. Per la miseria. Scusate, ragazzi, devo riaprire il gioco. Allora, ok. E niente, vedi. Porca miseria, quando mi suonano. Porca puttana. Non è possibile. Ah. Allora, file. Ok, dai, muoviti però. Porca miseria, allora... Poteva, perché mi... Ma perché sempre nei momenti più inopportuni? Adesso se non ha salvato, per Dio. Porca puttana. Allora, facciamo... carica stato. Dove cazzo è adesso? Porca miseria. Oh, che giorno è oggi? Il 13. No. No. Dove? No, dai, dimmi, ti prego. Ti prego, dimmi. Pupazza. No, dai, non mi dire che devo rifare tutto, dai. Proviamo a fare carica... Log game. Allora, log game. Okay. No, no, porca troia, no! Caricamento 1, niente. 2, niente. 3, dai, ti prego, no. Ti prego, no. No, devo rifare tutto, no! Allora, aspetta, carica stato. Dai, non è possibile, su via. Vi odio. Vi odio tutti, persone. Maledetti. Fa vedere un attimo. No, dai.
Dai, l'avevo salvato. Scusate, ragazzi, ma in qualche modo devo fare, perché... Cos'è questo? 11, oggi è... Avevano detto il 13, ma perché non c'è? Io ho messo il salvataggio qui. 13, ok. Se faccio così... dov'era? In cards. Ok. No, niente. Faccio così. Aspetta. Salvataggio c'è, quindi in teoria... carica stato. Perché non me lo fa... Ah. No dai raga, no dai, ti prego. Avevo fatto tanto bene, ero riuscito tanto bene a farlo, perché... Allora... ricarichiamo intanto questo. Ok. Sì. Ok. Perfetto. Però adesso devo vedere. In teoria dovrebbe avermelo comunque salvato in una card, ma devo capire come richiamarla. Monitor, niente, va bene. Porca troia. Non è possibile, dai. Tu. Allora, a vedere un attimo. No, nella... Dai, ti prego, c'era anche l'altra card. Scusa, se io facessi, no? Tipo così. Questo faccio così. No, non me lo fa caricare. Porca troia. Wrong was here, ma ti pareva. Niente, dai raga, lo devo rifare. Va bene, ho capito. Le bestemmie, Riccardo, partono, va bene, ho capito, va bene. Allora. Esplodi però! E perché mai? Ah, niente, vabbè, risalterò tutto quanto, vaffanculo. Allora, momento. Allora, dov'è? Va bene, ho capito, fanculo. No, dai, ti prego, l'avevo preso, il maledetto. Oh, ok. Porca pupazza. Ok. Allora, dai, però, è carica. Ok. No, porca miseria, io il mio cervello però. Ok, va bene, ci siamo, non importa. Ok. No, però riprendi le chaff. Ok. Ma adesso non è il momento. La ruota. Ok, perfetto. Ciao. Via. Ok. Ok, perfetto. Allora, Stinger. Dai. Ok, perfetto. Ci siamo. Ok. Dai, esplodi. Ok, perfetto. Di nuovo. Posso farcela. Dov'è? Ok. Di nuovo le chaff. E adesso la reazione. Al volo. Ok. No. Allora le chaff. Ok. Ok, vai. Chaffa. Ok, perfetto. Adesso riprendiamo in mano lo Stinger. Dai. Ok. Mamma mia, che operazioni però. Porca miseria. Fortuna che è così debole. Allora. Dai.
e mira. Ok, quasi finito le chaff, non importa. Tanto quasi fatto. Ok, di nuovo, vai, vai, che manca poco. Ok, perfetto. Ok, perfetto, via. Olè. E siamo di nuovo a posto. Però adesso prima no. Farò mangiare la polvere. Allora, saltiamo. Ok, sai, questi qua che tanto li abbiamo visti. Poi facciamo un attimino salvataggio rapido. Lo faccio perché non si sa mai qui. Basta. Ho già dato tre volte questa sera per un po'. Chi è adesso? Chi è? Dormi fino a tardi come al solito, Snake? Liquid, sei ancora vivo. Non morirò mai. Fino a quando no, tu adesso tocca rivedere tutto. Cato, pare che la tua rivoluzione sia stata un fiasco. Il fatto che tu abbia distrutto il Metal Gear non significa che io abbia io finito di combattere. Posso liberarmi. In qualche modo posso liberarmi. Ma che cosa vuoi veramente? Un mondo dove i guerrieri come noi siano onorati come una volta. Vabbè, okay. Proprio come dovremmo essere. Questa era una fantasticheria di Big Adesso Boss. Ragazzi, vi lascio un attimo quando al dialogo. Durante la guerra fredda il mondo aveva bisogno di gente come noi. Allora noi eravamo preziosi. Eravamo desiderati. Ma ora le cose sono cambiate. Sì, dai, Liquido, ho capito. Con tutti i bugiardi e gli ipocriti che guidano il mondo, la guerra non è più come una volta. Stiamo perdendo il nostro posto questi in un giovani. Mondo che non ha più bisogno di noi. Un mondo che adesso disprezza la nostra stessa esistenza. Dovresti saperlo anche tu, come so io. Dopo che avrò lanciato quest'arma e ottenuto il nostro miliardo di dollari, potrò riportare il caos e l'onore in questo mondo ramollito. L'onore dell'odore del conflitto farà nascere altri conflitti. Sì. L'odio creerà odio nuovo. E quindi noi espanderemo sempre di più la nostra sfera di influenza. Va bene, va bene. Ma fino a quando ci saranno persone a questo mondo? Ci sarà sempre qualche guerra. Il problema è l'equilibrio. Nostro padre sapeva qual è il miglior tipo di equilibrio. E questa è l'unica ragione. E non è sufficiente. Ti ho bevuto liquide. Noi, dico. Non voglio un mondo simile. Ah, bugiardo! Allora che ci fai qui? Perché niente. In realtà non dovrei essere neanche qui. Ti tradiscono. Dovrei essere alla fine del gioco io. Sei venuto qui. Silenzio. Silenzio. Te lo dirò io. Il perché. A te piace uccidere. Sì, questa sera particolarmente. Osi forse negarlo? No, no. Non hai già ucciso molti dei miei compagni? Ma l'ho fatto per... Io studiavo la tua espressione mentre li uccidevi. Sì, abbiamo capito che sei uno scienziato. Per la battaglia. Ti sbagli. C'è un assassino in te. Inutile negarlo. Siamo stati creati per essere così. Creati. Sì, senti, Liquid, io adesso ti voglio bene, però ho già sentito tutta la storia. Se per cortesia potessi stringere. Les enfants terribles. Posso. I bambini terribili. Posso, grazie. Grazie. Grazie al DNA di nostro padre. Grazie. Identificarono più di 60 al salvataggio. Responsabili. Va bene, Liquid, ho capito. I soldati genetici. Ho capito, capito. 1990. La guerra del Golfo. Hai mai sentito parlare della teoria della diversità? Di Dawkins, sì, sì, la conosco, va bene. Guarda dietro di te. Ok, siamo ritornati al punto dove dovevamo essere, perfetto. Evviva! Non ne sono sicuro. Qualche ora fa lo era. Lì c'è una bomba, vedo. Continuavo a chiamarti, sai. Meryl. Che stupida. Innamorarsi di un uomo che non ha nemmeno un nome. Io ho un nome. No, non abbiamo né passato né futuro. Solo presente. E anche se lo avessimo non sarebbe davvero nostro. Io e te siamo solo coppie di nostro padre, Big Boss. Lascia andare Mary. Non appena avremo sistemato le nostre faccende. E il tempo è quasi finito. Ho capito. Stai parlando del Fox Die. No, sembra che il Pentagono abbia saputo della distruzione del Metal Gear. Ok, contattiamo il generale Offenbacher. Ok, sì, va bene, colonnello. Adesso ci dirà che bombarderanno tutto e dobbiamo fuggire velocissimi verso l'infinito e oltre. Perché tra l'altro c'era anche la canzone Hai un assassino in me. E quindi, sì, va bene, colonnello. Chi è? Ehi, cos'è? Melin, che è successo al colonnello? Non ci credo. Che è successo? Snake, il colonnello. Roy Campbell è stato rilevato dal comando.
Ma perché c'è Thomas Jefferson? No, è Lincoln. Perché tanto della difesa Jim Houseman. Ah, l'uomo. L'uomo di casa. Abbiamo trovato Jim uomo di casa. Perché il Jim uomo di casa è al Pentagono? Ah, beh, giustamente è alla Casa Bianca. Ci sta, ci sta. Mi ripassi il colonnello. No. E adesso per aver trasmesso informazioni segretissime e verrà incriminato per altro tradimento. Ma guardi, lei però allora ok, certo, un uomo ridicolo. No, no, lei è ridicolo, signor Lincoln. No, cioè non il vero questa copia. Credeva davvero di avere il comando di questa operazione. Bastardo. Non rimarrà un filo di prova. Sono certo che anche il presidente sarà d'accordo. Il presidente ha ordinato tutto questo. Il presidente è un uomo molto occupato. Ah, vedi? Sono sotterfugi su sotterfugi. Qui complottiamo sui complotti. Bene, bene. Io ho piena autorità qui. E come pensa di spiegare al pubblico un attacco nucleare in Alaska? Non si preoccupi. Abbiamo elaborato una convincente storia di copertura. Cioè un test. Sarà un test, va bene. Ci limiteremo a dire che i terroristi hanno fatto esplodere un ordigno nucleare. Già, astuto. Vabbè. Ma ucciderete chiunque, gli scienziati, i soldati genetici, tutti. Donald. Trump? Perché c'è Trump? Adesso. Vabbè. Il direttore della DARPA è già morto. Ah, allora non aveva intenzione di uccidere anche lui. Era mio amico. E del destino degli altri, lei se ne frega altamente, vero? Beh, se lei mi darà il disco ottico, potrei considerare la possibilità di salvare tutti. Ma di che parla? Infatti, discotico di cosa? Non mi ricordo. I dati dell'esperimento del Metal Gear. Donald avrebbe voluto riportarli indietro, vabbè. Io non ce l'ho, vedo, ma va bene, non c'è problema. Voi due siete uno scomodo ricordo degli anni 70. Ma brutto figlio di Lincoln. Un piccolo sgradevole segreto del nostro paese. Non possiamo permetterci di lasciarvi in vita. Bene, le bombe verranno lanciate fra poco e voi due avrete parecchio da dirvi. Sì, ma intanto però le ricordo, caro signore, che... Va bene, può uccidere mio fratello Liquid e io, va bene, ok. Ma c'è questa tendenza brutta di uccidere anche ostaggi innocenti, tipo Meryl. Ok, sarà anche adulta, si sarà presa le sue responsabilità per essere entrata in questa operazione. Però, porca miseria, lei è veramente senza cuore, capitano della difesa, Bene, verranno lanciate fra poco e voi due avrete perché cosa dirvi. Addio. Grazie, comandante, ma io appena torno le faccio un culo così. Non c'è via di scampo per noi. Quindi facciamo botte, fratellino, non ho capito. Finiamo questa storia prima dell'attacco aereo. Ti posso sparare in faccia, Liquid? Non ho armi, immagino. Tu mi hai portato via tutto. Solo la tua morte mi darà soddisfazione. Ma tanto moriamo entrambi. Solo la tua morte mi ridarà ciò che è mio di diritto. È partita la musichetta. Lei sarà uno splendido sacrificio per la nostra battaglia finale. Mica sei Thanos, eh? Lo vedi questo? Lo vedi questo? Sarà lo vedi? Il limite di tempo per il nostro scontro. Cioè? Il modulo nucleare è programmato per esplodere nel momento stesso della sua morte. Due bombe nucleari, quindi ne arriva una e una è dentro. Perfetto, benissimo. Cioè, proprio per dire, no, ma dobbiamo finirla in grande stile, no? 3 minuti, bene, 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 benissimo. Allora. Se vincerai... Potrai ancora sperare di salvarla. Va bene. Quindi potrai sì. Godere di un breve istante d'amore. Io non ho 3 minuti. Però sei uno stronzo, mi potevi lasciare un paio di minuti in più. Cioè nel senso, se attraverserai questa linea cadrai. Grazie. Da questa altezza persino tu moriresti. Vabbè dai, è alto ma... Oddio, forse un po' altino però. Sì, Liquid, io ti ringrazio per avermi dato comunque la possibilità di salvare intanto. Però, se magari mi lasci... Avanti, Snake! Grazie, no, perché... Bellissimo! No, ma che cazzo sta succedendo? No, 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 no! Oh, piano, piano, piano! Va, 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 fa culo! Oh, allora. Ma porca puttana. Ma ci muoviamo, grazie. Ma vai a cagare, Liquid. Ma come ti batto io, scusami? Non ci sono item. Non ci sono item. Quindi va bene. Vai a cagare. Vai a cagare. Vai, ok. No! E niente.
E niente. Va bene, ok, va bene, ci sta. E dai, e però. E vai giù. Ma dove è finito? Vai giù. E vai giù. E dai. Oh. No. Oddio. Ma per la miseria. E vai a fanculo. Tu e il tuo gear di merda. Ma Dio. Ma Zenko. Ok, perfetto. Quindi, come vogliamo fare qui? Raga, la bomba sta esplodendo, non per dire, ma... Cos'era questo ricircolo dell'aria? Allora, No, Allora, ascoltami, E le vai giù di sotto! Per cribbio! Però, girati! No, e niente. E vaffanculo. Ma tipo non posso lanciare la bomba di sotto, è vero? Non è che c'è questa possibilità. E dai, vai giù. Vabbè. Ma non è possibile, su. Liquid, per cortesia, No, e niente. Mi sa che questa sarà un po' dura, sì. Allora, ma io posso dare pugni? Ma qual è il problema, Snake? Guarda, ce ne sono tanti in realtà. Sto cercando di capire è così. Ah, fanculo. Infatti dicevo, ma come cazzo faccio? Vabbè, siamo caricati. Non mi ricordo se c'era nell'uno. No, nell'uno c'era nel 3 forse. Ok, no, nel 2? No, nel 2? Nel 2? No, nel 3, no, nel 4. Nel 4, perfetto. Allora, avanti, Snake. Avanti. Allora, però. Aia! Ah, che colpo. Ridi. Coglione. Ma vaffanculo. Sì, vabbè. Vabbè, ma qual è il problema, Snake? Ma Dio. Aia, però. Allora, per questi coglioni, Allora, però hai rotto il cazzo. Aia. Tu hai rotto. Vieni qua. Aia. Però non è possibile, su via. Ma sì. Qual è il problema? È che non ti riesco a colpire, brutto lurido bastardo che non sei altro. Ma sì. Allora, c'è un problema qui però, c'è un problema che... Avanti, Snake! Sì, un attimo, No! Ehi! No! Ma porca! Un colpo c'è! Però l'ho preso! Ma mi ha preso anche lui! Saliamo, grazie! Bravo, perfetto. Ok, una alla volta, va bene. Aia, Ma pepera. No, io. Non mi provare. Oh, sì, ma devi cadere di sotto però. Niente, va bene. Questa battaglia finale sta iniziando a diventare veramente ridicola.
Ok, quindi devo... Allora, devo fare così. Colpire lontano, così lui intanto si triggera. Ok. No, ma sì, ma com'è possibile? Vai, triggerati. Dai. Oh, che cazzo però. Ma dai! Ma porca. Sì, ma dai, l'avevo preso. Ma sì, ma. Ma che cazzo? Bel colpo. Grazie. Mi sono allenato tanto per... Sta per saltare. Ma sì, ho capito, ma è... È uno scontro impari, però. Ma cosa sta facendo? Cosa stai facendo, Snake? Ma sì, ma... Ma porca... Ma guarda... però... Vieni qui! Vaffanculo, Porca troia... Ma non è possibile... dai, Ok, perfetto. Ok. Però, no, Ok. Vabbè, però ho capito il sistema. Ok. Ok. Oh, dai, vai di sotto. Niente, ho quasi fatto però, Aia. E niente. Vabbè, era già calcolato comunque, cioè nel senso l'avevo già capito. Porca. Avanti, Snake. Allora, quindi devo andare vicino. Ma sì, ma non è possibile, su. Ok. Ok, perfetto. No, dai, t'avevo preso. Vabbè. Dai. Ah, ok, perfetto. Oh, dai. Ok. Bel colpo. Sì, vabbè, ho capito, ma qual è il problema, Snake? È che non ti becco. Sta per saltare. Ok, t'ho preso, perfetto. Ok. Ok. Ok, ci siamo. Ok. Dai, ok. Oh no, niente. Ho preso. Qual è il problema, Slay? E vai di sotto. Porca miseria, guarda che rimane ribloccato lì. No. Ok, perfetto. E vaffanculo, nello stomaco. Buonanotte. Sì. Cos'è? È Wesker che... E vai a fanculo te. Wesker è diventato Wesker per un secondo. Oh, era ora che cadessi a terra. Bravo, vai di... E dai, si combatte alla grandissima qui. E vai di... Bellissimo. Mi sto divertendo tanto però. Mi sta facendo incazzare, però. Però mi sto divertendo, Allora, però adesso aspetta che mi farà. Aia, sì, vabbè. No, buoni. Oh, dai, ce l'ho fatta. Cos'era questo eco? Sto Umberto. Ce l'ho fatta. Sono riuscito nell'impresa. Incredibile. Mary.
Sì, però Snake sarebbe una bomba da disattivare, io non vorrei dire, ma... Mary. È viva, è viva! Snake? Sì, proprio io sono. Sono proprio io. E tu? Snake, sei vivo. Meno male. Grazie a Dio. No, grazie ai pugni, mi sa. Mary, tutto bene. Tutto bene? E tutto quello che hai da dirmi? Mary, deve essere stato terribile. Poteva andare peggio. Poteva piovere. Non mi sono arresa alla tortura. Tortura? Certo. Cose ancora peggiori. Io stavo combattendo, Snake, proprio come te. Sei una donna molto forte. Combatterli mi ha fatto sentire più vicina a te. Era come averti al mio fianco. Sei stato tu a darmi la forza per lottare. Cioè, non erano i brividi, però comunque ci sarebbe una bomba nucleare in arrivo, non vorrei... Mi dispiace. Non dirlo. Ma quell'orrore mi ha fatto capire una cosa. In tutto quel dolore, quella vergogna, c'era solo una cosa di cui ero certa. Un'unica speranza a cui mi sono aggrappata. Ed eri tu. E quella zanzara. Una speranza che mi ha tenuta in vita. Snake, volevo vederti di nuovo. Meryl. Chi è? Chi è? È il mio codec. Sarà quel pezzo di merda del segretario della difesa. Immagino. Snake, no, invece era Otacon. Da quanto tempo? Meryl sta bene. Ottimo, l'hai salvata, ragazzo. Gran bel lavoro. Ragazzo, vabbè. Ho anche delle pessime notizie. Stiamo per essere bombardati. Oh no. Sì. Suppongo che siamo considerati sacrificabili. Direi di sì. Non c'è un modo per uscire da qui. Un'uscita? Sì, certo. Puoi prendere la galleria di carico e raggiungere la superficie. Vicino a te c'è un parcheggio. La galleria per la superficie parte da lì. Ok. Dalla porta di fronte? No, è un piccolo ingresso a ovest di quella. E le misure di sicurezza? L'ho appena sbloccata. Bene, bene, bene. Non ti credi di stare parlando? Non lo so. Penserò io i sistemi di sicurezza lungo il tuo percorso di fuga. Si sa mai. Ma che cosa farai tu? Io me ne starò qui. Ma sei pazzo? Ho bisogno di un po' di tempo per curare il tuo percorso di fuga. Ma... Sbloccare le porte di sicurezza è un lavoro difficile, solo io posso farcela. Sì, ma Otacon, non morire però dentro... Non preoccuparti, io resto qui, ho deciso. Otacon, questo è un rifugio corazzato, ma loro stanno per usare una bomba nucleare perforante. Non sopravviverai. Non ho più voglia di rimpiangere il passato. La vita non è solo una perdita continua. No, quindi non c'è Otacon nei Snake, prossimi capitoli. Ora sono una persona completa. Ho trovato una ragione per vivere. No, Otacon, ti prego, ma eri non un folle, ma... Lo stesso vale per te. Prenditi cura di Meryl, d'accordo? Ci proverò, lo ma... farò. Ora devo andare. Prometto che farò qualcosa per il tuo percorso di fuga. Grazie. Grazie. Come suona bene. Mi fido di te. Grazie, Snake. No, Otacon, non morire, ti prego, ti prego. Leviamoci da questo maledetto posto. Esatto. E lui? E lui? Dov'è Otacon? Lui... sta combattendo ora. Con se stesso. Per diventare l'uomo che vuole essere. Sta combattendo anche per noi? Sì. Sì. E non voglio che lo faccia inutilmente. Neanch'io. Andiamo, dai, forza. Coraggio, Meryl, che sta... ci stanno per far saltare in aria. Stanno per ridurre in atomi. Puoi saltare, vero, Meryl? Non è che ti devo venire a prendere. Ma... comunque la devo salvare io. Comunque la devo prendere in braccio. Snake. Patriarcato style. Snake. Facciamo abbastanza rapido. Non so mai. Meryl. Sì, sarebbe ora di dileguarsi, è cominciato. Devo essere pesante, eh? Ma è la situazione che è pesante. Non c'era la scena d'amore. Sembra di sì. Cos'è, a terza che parete? Peccato. La quarta parete. Vabbè. Snake, fuori si gela. Ti servono dei vestiti. La mia tuta da infiltrazione. Oh. Prendila, Snake. Fai presto. Madonna, che bordello. Qui altro che la quarta parete. Si stanno sfondando tutte quante le pareti. Muoviti. Ma perché si è messa il giubbotto di Barry? Ma cos'è? Fate male, Snake. C'è il giubbotto di Barry di Resident Evil. Vabbè.
Allora, adesso il problema sarà fuggire da questa base, però. Muoviti! Muoviti, dammi tempo! Non è che... cioè... a parte che... mi devi dare un attimo la direction, perché... oh, Peppa, aspetta. Quella Peppa. Muoviamo. Che bello! Che bello, che bello. Che bellezze. Guido io. Cosa, cosa guidi? Accidenti. Se tu stessi più attenta, magari, eh. Ah, guarda tu. Aia. Vaffanculo. Wow, ecco le chiavi. Ma allora muoviti però. Dai, che mi stanno per uccidere malissimo. E la pupazza. Muoviti. Snake, salta su. Dai. Vai che partiamo con il Call of Duty. Ho capito, sto sparando, dammi tempo. Vai, vai, vai. Via, via, brava. Brava, è quello che avrei fatto io. Prendi sotto tutti a prescindere. Ok, vai, 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 Meryl, vai. Reazione subito, perché vedo che già la zanzara è tornata. No, volevo dire la vita è... allora, però è un po' legnoso, sai com'è? Quindi... sì, ma... eccoli qua! Ok. Non ce la faremo mai. La facciamo, cioè... apri un varco! Vai, vai! Ok, Snake, andiamo! Sei tu che non ti muovi, Mary, cioè... quindi io devo stare così, insomma. Che so già che arriverà, gira, fa la derapata, io non mi muovo. Non siamo ancora al sicuro. Però... ecco qua! L'audio spaziale! Dammi un attimo, apri un barco qua. Come lo apro il barco qua? Ah, come lo apro però? Come? Ok. Il problema è dove sparo? Sì, il problema è non può. Scusa, se dovevi sfondare la parete, no? La barra, perché non sei andato contro di loro? Madonna. Che adesso? Pure ci mancava. Che palle però! Liquid! Che due coglioni! Ma ancora! Ma muori! Ma per Dio! Ma vuoi morire? Porca puttana! Porca puttanazza! Però. Dai, vabbè, ho capito, ma cos'è? Gardaland è diventata adesso. Vabbè, ho capito. Aia. Allora. Dai, rotti coglioni. Dai. Tanto va di là. Oh, dai, dai, Meryl, muoviti! Sì, vabbè. Però Liquid, veramente sei fatto di adamantio, perché non è possibile. Ti fa di caccia. Vabbè, ho capito. Aia. Oh, dai. Oh. Dai. Ma dai però. Guarda che sto morendo per colpa di mio fratello. È una cosa incredibile. Oh dai. Quanto sono lunghi sti corridoi poi? Oh no 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 no. No! No! Snake! Snake! Snake un par di palle! Camiseria! Allora. Meryl. Va bene, vai. Va bene, ho capito qual è l'antifona, va bene. Dovrò bestemmiare. Okay. Muoviti! Ho capito, muoviti!
caccia uscire da qui, però. Attenzione, uno dice. Aspetta, fammi vedere che tante volte qui ci potrebbe sempre. Vedi, vedi che c'è qualcosa qui. Vedi? Meryl, però adesso tu stessi ferma, magari io guarderei anche magari in Guido giro. Io. Sì. Una telecamera di sicurezza. Una zanzara di merda, però. Non ci sono le chiavi. Muoviti, Meryl. Muoviti. Wow, ecco le chiavi. Muoviti. Muoviti, Meryl. Muoviti. Fortuna che quello là non si muove. Snake, muoviti. Su. Porca puttana, Lloyd. Sì, vai. Muoviti, muoviti, muoviti. Brava. Ah, che fatica, ragazzi. Porca miseria. Allora, facciamo così. Facciamo salvataggio 1. Almeno ci abbiamo anche già qui. Poi giriamo la nostra torrettina. Zanzara di merda. Che ansia, che ansia. Eccoli qua. Aia. Madonna. Non ci faremo mai. Oh, è uno. Apri un bar. E dai, è due, vai. Muoviti però. Ok, Snake, andiamo. Che faticaccia. Allora, rigiriamo la frittata qua. Non siamo ancora al sicuro. Ecco qua. Ma io capisco che era gli anni 90, eh. Lo so, ho capito, non però. Non ci faremo mai. Snake. Aia. E muori. Come apro il varco io? No dai, non mi dire che sei bloccato lì dietro. E dai. Oh. Ce l'hai fatta, Snake. Ma potevi andare avanti. Dannato il giorno in cui ti ho salvato, guarda. Ecco, arriva il mio fratellino, perfetto, ci mancava solo lui. Non ancora, Snake. Non è ancora finita. Ah. Dai. Faticaccia però. Oh! Dai, Però. Dai, no! Dai, ma l'avevo preso, lurido maledetto che non sei altro, però. Oh. Vabbè. Ricarichiamoci un attimo la vita. Ok, vai, vai. Dai, dai. Dai, nel senso muori anche, però. Dai. Maledetto. Ma tanto prima o poi morirai, no? Voglio dire. Aia. Mannaggia i giochi della PS1, però. Con le mire. Oh, dai. Ok, va bene. Oh, vai, grande. Oh, sì. Oh, sì. No, no. Ma siamo matti. Vabbè. Sì, vabbè, ma... Guarda che adesso muoio lo stesso, E dai. Vabbè. Sì, vabbè, ho capito. Dai, Meryl. La luce. Sì, fra un po' la vedo veramente. Schiantati, ci siamo schiantati. Ho visto la luce, quella l'ho vista. Una zanzara ho visto, ma non l'ho presa. Maledetta. Oh, siamo fuori. Che bellezze. Io spero che questa volta Liquid sia morto, perché non ne posso più.
Allora, facciamo il conto. L'ho ucciso con l'AND, l'ho ucciso nel Metal Gear due volte, l'ho ucciso sopra il Metal Gear, quindi una terza volta, e l'ho ucciso qui. Mario. 5. Porca troia, fra un po' arrivi alla vita dei gatti, Sì, solo qualche livido. Solo qua? Ti è andata bene? Mario. Io ho 30 pallottole. È bloccata, non posso muovermi. Che cosa sarà successo a Liquid? Spero sia morto, basta, Non riesco a vederlo. Liquid è morto. Lo spero. Okay. Ma basta! Ma basta, Liquid! Ma muorici! Ma ti prego! Fai eutanasia su te stesso! Ormai io... Sì, Snake. Ok. E niente, quindi il virus ha fatto effetto, bene. Dai. Ha funzionato, vedi? Quando prima dicevo dai, alla fine ce l'ha fatta. L'ha ucciso il Fox Dai. Quindi non l'hanno ucciso le pallottole, i bazooka, colpi diretti tra l'altro di bazooka, però un virus sì. Come solito se è morto, significa che... Io sono vivo. Non dirlo, Snake. Significa che? Che è successo al bombardamento? Nessun bombardiere stealth in vista. Ma mi sa che arriva, Non vorrei dire, ma secondo me arriva. Snake, riesci a sentirmi? Sì, colonnello. Colonnello, stai bene? Colonnello, che è successo? Il segretario della difesa è stato arrestato. Pensionamento anticipato. Arrestato. Sono grande colonnello. Sono in contatto col presidente. Il Metal Gear, l'esperimento, tutto quanto. Il segretario della difesa stava agendo per conto proprio. Vedi. Da solo. Che è successo all'incursione aerea e all'attacco nucleare? Gli ordini sono stati annullati. Oh, meno male. Gli EP-117 e i V2 Spirit sono tornati alla base. Ho di nuovo piena autorità sull'operazione. Yeah. Capisco. A Washington non sono abbastanza stupidi da usare le bombe nucleari per coprire qualche segreto. Me lo stavo giusto chiedendo. Era stupido il segretario della difesa. È finito. Grazie, Snake. Colonnello, può dormire tranquillo. Meryl sta bene. Davvero? Oh, grazie. Guarda grazie come bel sorriso. Che bel sorriso che ha fatto. Che è successo? Che? Cos'è questo silenzio? Imbarazzante. Snake. Mi spiace di averti nascosto molte cose. Ecco, arriviamo al sodo delle cose. Snake, non sono un colonnello. Sì, ricordo. Ho un regalo per te. C'è una motoslitta vicino a te. Mayling l'ha vista dalle foto via satellite. In questo periodo dell'anno i ghiacciai sono piuttosto tranquilli. Dovresti riuscire a superarli senza problemi. Sì, va via in motoslitta, che bello. Scoperto che i ragazzi della DIA e della NSA pensavano che non saresti mai tornato indietro vivo. Ma perché cosa c'entra la DIA, scusa? Meglio che non mi faccia vedere da quelle parti. Non c'è pericolo. Non c'entra il dipartimento antidroga. Voi due siete morti dopo che la vostra jeep è affondata nell'oceano. Beh, non è troppo lontano dalla verità. E c'è un elicottero che vi aspetta sull'isola Fox. Il dottor Al Emmerich dovrebbe essere da qualche parte nella base. Voglio che qualcuno lo porti qui. Capisco, ci penso io. Bene, salviamo anche Emmerich perché lo voglio rivedere. Andrà tutto bene. Non preoccuparti, ho una polizza di assicurazioni. Una copia stampata di tutti i dati di Mayling. Finché resteranno in mia mano, io, tu e Mayling non avremo problemi. Bene, vai con ricatto. La batteria di quei nanoidi si scaricherà presto, non potranno seguirci. Credo che non ci incontreremo più. Non si preoccupi, un giorno passerò a visitarla. Davvero, ci conto. Roy, c'è una cosa che vorrei sapere. Cioè? Una cosa su Fox Dai. Mary starà bene, non era inclusa nel suo programma. Ma io... ho ucciso Liquid. Naomi ha detto che vuole parlarti a quattro occhi su questo argomento. Ah. Come sta? Non ti preoccupare. Ora ti passo Naomi. Evviva! Incredibile. Snake, sono io. Salve, Naomi. Dottoressa. Ho sentito di mio fratello. Mi spiace, ma aveva un ultimo messaggio per te. Mi ha detto di dirti di dimenticarlo e di andare avanti con la tua vita. Ah, non gli ha detto che è stato lui a uccidere i suoi genitori. Bravo. Chi ha detto questo? Sì. E ha detto anche che ti vorrà sempre bene. Naomi, tuo fratello ha appena salvato te, me e il mondo intero. Esatto. Ha combattuto con ogni grammo di forza che gli restava in corpo. Forse ha finalmente trovato un po' di pace. Ma non era davvero più lui.
Da quando ho combattuto con te a Zanzibar, è diventato come un fantasma. Un fantasma alla ricerca di un posto per morire. Naomi, anche Liquid è stato ucciso dal Fox Dye. Che puoi dirmi al riguardo? Quando morirò? Dipende da te. Come dipende da e me? Cosa vuoi dire? Tutti muoiono quando il loro tempo è scaduto. Sì, va bene, ma il virus... Ma quando scadrà il mio? Sta a te decidere come usare il tempo che ti resta. Vivi, Snake. È tutto ciò che posso dirti. Ah, vedi, è cambiato idea la signorina, però. Anche se volevo sapere la mia data di morte, però vabbè. Ogni persona nasce con il destino scritto nel proprio codice genetico. Non può essere cambiato. È immutabile. Ah beh, lui è vero, lo scarto. Ma la vita non è solo questo. È giusto, brava, bravo dottoressa. Finalmente l'ho capito. Ti ho già detto il motivo per il quale mi sono sempre interessata dei geni e DNA. Perché volevo scoprire chi ero, da dove ero venuta. Pensavo che, analizzando il mio DNA, avrei potuto scoprire le mie origini, il nome dei miei genitori. E pensavo che, una volta che ci fossi riuscita, avrei avuto chiaro davanti a me il percorso da seguire nella vita. Ma mi sbagliavo. Non ho trovato niente. Non ho imparato niente. Eh beh, certo. Vabbè, no, qualcosa ho imparato, però... Proprio come i soldati genetici. Puoi inserire in loro tutte le informazioni genetiche che vuoi, ma non puoi renderli invincibili. Ora il massimo che posso dire del DNA è che governa il potenziale di una persona, il suo destino potenziale. Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. Snake, che tu sia o meno nel programma Fox Dye non è importante. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. Beh, ha scelto, ho lottato. Lo pensi anche tu, Snake? Non ti preoccupare, anch'io voglio scegliere la vita. Fino a oggi ho sempre cercato un motivo per vivere. D'ora in poi, però, vivrò e basta. Va bene, ci sta, dopo tutto quello che ho sofferto, Naomi... I geni esistono per trasmettere i nostri sogni e le nostre speranze nel futuro. Sogni attraverso no, i nostri figli. Però eccola. La vita è un collegamento con il futuro. Ma perché era proprio nascosta lì sotto? Magari era di Liquid per fuggire, ma amandoci l'un l'altro e imparando l'uno dall'altro, è solo così che possiamo cambiare il mondo. Se ce n'è solo una lì. E fa la ragazza cowboy con le mani dietro la schiena. Il vero significato della vita. Grazie, Snake. Prego. Guarda, ho trovato questo. Cos'è? Il frustino, Veniamo con noi, come ricordo. Cos'è? Di cosa? Un ricordo di una missione vittoriosa oppure della prima volta che ci siamo incontrati? Un ricordo di come vivere. Fino a oggi sono vissuto solo per me stesso. Ah no, era la cosa che aveva messo il Meryl all'inizio. Non mi si è mai preoccupato. La bandana. Non sei l'unico. Per tutti è così. Mi sentivo veramente vivo solo quando fissavo la morte negli occhi. Non lo so. Forse è scritto nei miei geni. Vabbè, ognuno trova. Ora che accadrà? Che cosa dicono i tuoi geni? Trova la sua strada. Futuro? Forse è arrivato il momento che io viva per qualcun altro. Qualcun altro? Sì. Meryl. Qualcuno come te. Forse è questo il modo giusto di vivere. Adesso potete fare la scena d'amore, visto? Non la potevate fare nel Gear, la potete fare qui. Ma guarda questa testa però mi fa morire dal ridere, questa testa... Allora, con senza dove collo. Andiamo, Snake? David. Mi chiamo David. Come David? Ok. Dove andiamo ora, Dave? Dave? Penso che sia ora di cercare un nuovo sentiero nella vita. Un nuovo sentiero? Un nuovo scopo. E lo troveremo? Lo troveremo. In qualche modo. Lo troveremo. Se non altro quella parola la potremmo usare anche per qualcos'altro. Caribù. Per gli aleutiani il caribù è il simbolo della vita. Sì, ma sopra il ghiaccio? Anche per noi. Sì,
La primavera porta ovunque nuova vita. È il tempo della speranza. Ho vissuto qui per molto tempo. Mi ghiacci insieme ai caribù. Non mi è mai sembrata così bella. Il cielo, il mare, i caribù. E più di tutto. Tu. Il freddo. Fatto la rima pure. Credo che questa nuova vita mi piacerà. Aspetta. Vediamo. Avanti. Godiamoci la vita. Sì, ma salvate Emmerich, mi raccomando, il signor Otacon non lo lasciate nell'isola, venitelo a prendere, poverino. E si è fatto un mazzo tanto, per quanto fosse un po' strano, però salvatelo, piccolo Otacon. In tutto il mondo più di 60.000 testate nucleari, potenza esplosiva totale milioni di volte quella della bomba. Ok. Nel gennaio 1993 Start 2 fu siglato tra gli... ok. Ah sì, vabbè, l'accordo quello per la diminuzione delle testate. Ora nel 98 continuano a esistere nel mondo 26.000 testate nucleari. Ma mi sa che anche adesso, oggi come oggi, ce ne siano parecchie in giro. Quindi se ne vanno nel tramonto... Lui e Meryl, dopo tante peripezie. Oh, e abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo finito Metal Gear 1, ragazzi. Oh, bello, bello. Devo dire che mi è piaciuto. Le musiche sono molto belle. A me i giochi di guerra, tendenzialmente, di questo tipo qui, non è che piacciono più di tanto. Però, non so com'è, gli hanno dato un bel peso. Quindi, devo dire che... Bravo Kojima e bravo tutto lo staff ovviamente dell'epoca. Si vede ovviamente che è datato come gioco, ma comunque ha delle grandi chicche. E ringrazio anche quelli che mi hanno consigliato come giocare in alcuni punti, tipo con Psycho Mantis, perché sennò non ce l'avrei mai fatta. Quindi ringrazio il ragazzo, la ragazza dell'altra volta. E non vedo l'ora a questo punto di giocare il 2, anche se non so se sarà come il primo Metal Gear. Però lo voglio portare il 2. Prima di tutto però, ragazzi, devo dirvi che settimana prossima, allora lunedì, si andrà avanti con Lego Star Wars, così, giusto per non lasciare la serata vuota. Mentre mercoledì si inizia Lies of P, che fa anche rima tra l'altro, quindi tenetevi pronti perché mercoledì si inizia una nuova serie. Si inizia Lies of P, che è nuova anche per me perché non ci ho mai giocato, quindi vedremo come andrà, vedremo. Non ho mai portato un Souls-like qua su Twitch, quindi vedremo, farei un esperimento. Se poi vedo che non sono in grado di portare un Souls-like qua per vari motivi, cambierò. Però ci vediamo per quello mercoledì. Lunedì invece, per chi volesse, faccio una serata chill in Lego Star Wars, perché da un po' che non lo faccio, quindi farò una seratina così tranquilla. Comunque io vi ringrazio di nuovo a tutti quelli che hanno partecipato a questa serata e a tutte le altre, ovviamente, a tutti quelli che hanno partecipato a tutta la serie, chi è stato presente. Chi riguarderà le live che ricarico ovviamente su YouTube ogni volta. E niente, io approfitto di questi titoli di coda per salutarvi e ovviamente per darvi appuntamento a lunedì. Seguitemi ovviamente anche su Instagram, dove pubblicherò l'orario come al solito e cosa farò lunedì. Mercoledì sicuro Lies of P, quello sicuro. Comunque ci si vede prossimamente, ragazzi. Fate una buona vita, da Marcus Tele è tutto, adios.